Siete collegati con l'assemblea settimanale di Articolo 21, che oggi ha un ospite per noi davvero essenziale e importante, che abbiamo incontrato in tutti questi anni nelle lotte contro i bavagli e per la Costituzione, che è Rosi Bindi, che ora presiede anche il comitato per i 100 anni di Don Lorenzo Milani. Tra breve lascerò la parola a lei, a Barbara Scaramucci, la nostra presidente onoraria, che ha fortemente voluto questo incontro e che ringrazio, a Vincenzo Vita. Fatemi solo dire che questa settimana ci sono stati dei momenti veramente importanti per la nostra associazione: la dedica del presidio della campagna a Mario Paciolla, ucciso in Colombia, e collegato con noi il papà Pino e la mamma Anna, che ci hanno fatto l'onore di consentirci di dedicare a Mario il presidio della campagna, un'assemblea partecipatissima e a Potenza con Don Marcello Cozzi, a lungo il vice di Libera. C'è stato un incontro su Alpi Rovati con centinaia di persone presenti. Raramente ho visto tanta passione civile. E ho voluto ricordare Alpi Rovati perché da domani ci saranno 3 giorni dedicati a Alpi Rovati per i 30 anni dell'assassinio. Dall'assassinio troverete l'intero programma sul sito di Articolo 21, vi prego di guardarlo, di esserci. Domattina presenteremo un esposto alla Procura di Roma con Mariangela Gritta Greiner e Walter Verini, e poi ci sarà l'inaugurazione di un murale dopodomani al liceo Tito Lucrezio Caro alle 10, fatto dalle ragazze e dai ragazzi. E giovedì l'incontro poi con Libera e i 2 seminari di formazione, uno dei quali a San Teodoro, a San Francesco con i francescani, in cui ricorderemo anche Salvo della Volpe e Roberto Morione. Oggi, tra l'altro, c'è la rappresentazione del premio Morione. Credo di avere detto tutto, fatemi esprimere l'amarezza, ma anche l'apprezzamento per il sito di Articolo 21, che ha dedicato diversi editoriali alla vicenda di Peppino Impastato. Grazie Stefano, grazie a Graziella. Avete fatto bene, una vicenda simbolica da non sottovalutare. Questo virus nell'aria, questo virus che poi porta ad alzare i manganelli, a colpire il pensiero critico e a far sì che mafia, antimafia, fascismo e antifascismo diventino in qualche modo equivalenti. E ho visto il pezzo di Vincenzo, di Paolo Borrometti, cercate di rilanciarli. Io andrò personalmente a Casa Memoria Impastato, credo di andare a trovarli il giorno 2 aprile. Fatta questa breve premessa, sfruttiamo la presenza di Rosi Bindi. Io introduco solo con una battuta che lei ha fatto quando l'ha incontrata ad Assisi. Ha ricordato la qualità di Don Milani, ricordando il Vangelo e la Costituzione che teneva vicino al suo letto. E poi ha detto: il mio ultimo impegno, io spero che non sia vero, questo l'ha detto Rosi Bindi, ha detto, sarà a difesa della Costituzione. E forse potrebbero essere i 2 temi per introdurre questa giornata. Io sono, ripeto, qui a Piazzale Clodio, stanno già arrivando le persone per il presidio, se riesco, poi cerco di far collocare qualcuno anche direttamente in diretta con la nostra assemblea. Barbara, a te la parola, ecco, già arrivato qua vicino Francesco Cavalli, lo vedete, guardate, che ieri è stato a Parma per Ilaria Alpi e Mira Rovati, che è quello che ci dà voce, Francesco, tutte le volte. Barbara, la parola a te. E a Rosi Bindi, ringraziandola a nome di tutta la comunità di Articolo 21 per aver accolto l'invito. Poi ci sarà Vincenzo Vita. Prego, Barbara. Nel ringraziare Rosi e tutti voi e tutti noi per il lavoro che facciamo, a Rosi vorrei chiedere cosa è previsto per questo ultimo tratto delle celebrazioni su Don Lorenzo Milani, che mi pare si concludano alla fine di maggio di quest'anno, e anche che cosa, diciamo, quanto di attualizzazione del pensiero di Don Milani è maturato proprio nel corso di questo anno di incontri, più che altro non le chiamerei celebrazioni, ma incontri, riflessioni, dibattiti, pensieri sulla figura di Don Milani. Buongiorno a tutti. Sì, sono accesa. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Vedo tante persone che conosco, le saluto e saluto anche quelli con i quali non ho avuto meno frequentazione in questi anni. Insomma, Don Lorenzo Milani credo che sappiate tutti bene chi è e che cosa ha fatto e
E penso anche che non ci sia bisogno con voi di sottolineare troppo alcuni aspetti di grande attualità, anche se abbiamo cercato di farlo in questo anno. Ma le celebrazioni si sono aperte lo scorso anno con la presenza del Presidente della Repubblica Barbiana. E ci abbiamo tenuto molto perché dopo che il Papa aveva in qualche modo riscattato da Lorenzo dalle incomprensioni della Chiesa del suo tempo, ce lo ha restituito come nel 2017 quando andò a Barbiana e andò anche a Bozzolo da Don Mazzolari, indicandoli come cristiani e preti esemplari entrambi e chiedendo in qualche modo anche perdono per la sofferenza che la Chiesa aveva procurato loro. Ci tenevamo molto ad avere il Presidente della Repubblica all'apertura di quest'anno perché in fondo Don Lorenzo aveva bisogno di essere riabilitato anche come cittadino perché, come sapete bene, è morto da imputato e non è stato condannato solo perché è morto prima che la sentenza fosse emessa e chi era a processo con lui, il direttore di Rinascita, fu appunto condannato per la pubblicazione della lettera ai cappellani militari. E quindi il Presidente della Repubblica Abiano lo ha indicato come cittadino esemplare, ecco, soprattutto sottolineando il suo impegno per la scuola, il riscatto dei poveri. Ma noi ci siamo posti due obiettivi, diciamo, in questo anno. Il primo era quello di ricordare Don Lorenzo Milani cercando in qualche modo di affrancarlo anche dalle caricature che sono state costruite negli anni. E anche in questo anno si sono ripetute, non so, qualcuno di voi avrà letto anche qualche recensione da parte di Galli della Loggia, prendendo il pretesto di stravolgere la sua azione, il suo pensiero e anche naturalmente la funzione della scuola pubblica nel nostro paese. Quindi invitando alla rilettura completa della sua opera, delle sue lettere, di esperienze pastorali. E soprattutto sì, appunto delle sue lettere che sono, come sapete, molte. Lui è anche un letterato, secondo me, ha espresso la sua arte di scrivere, soprattutto attraverso le lettere. Rileggerlo adesso è possibile perché i Meridiani hanno pubblicato praticamente l'opera integrale con la introduzione di Melloni. E poi l'altro aspetto, quello di attualizzare il suo pensiero, la sua testimonianza e la sua vita, evitando di porci sempre la solita domanda che tutti fanno, che cosa direbbe Don Milani oggi? Questo ci siamo imposti di non farlo mai, ma di prenderci la responsabilità rileggendo Don Milani. Noi di rispondere a questa domanda, cioè alla luce dell'esperienza di Don Milani, che cosa fare oggi di fronte ad alcune sfide che hanno interessato anche la sua vita. E allora l'attualità è enorme perché a partire dalla critica del capitalismo che di fatto lui fa attraverso, cioè la sua non è una scelta di poveri soltanto, possiamo dire, evangelica, cioè sicuramente è mossa dal Vangelo. E non ha mai aderito a nessuna ideologia del tempo e potremmo un po' usare le stesse parole che usa Papa Francesco quando dice io sto coi poveri perché c'è scritto nel Vangelo. Insomma, la scelta dei poveri da parte della Chiesa non è né una scelta ideologica né politica, è una scelta teologica. E così Don Lorenzo Milani, questa sua scelta dei poveri che di fatto però lo porta a muovere delle critiche feroci nei confronti del modello di sviluppo del suo tempo. E naturalmente, insomma, è abbastanza, penso, immediato il collegamento con l'aumento delle disuguaglianze di oggi, cioè, diciamo che lui aveva intuito allora quello che poi si è manifestato con molta evidenza e si sta manifestando oggi con molta evidenza. Ci siamo anche chiesti chi sono i poveri di oggi, cioè chi sono i ragazzi di Barbiana di oggi e i giovani operai di Calenzano sfruttati.
Le fasce individuate sono state molte, ma ci siamo anche concentrati molto sul grande problema dell'immigrazione. Poi abbiamo affrontato il tema della scuola, in particolare sulla dispersione scolastica in un convegno a Catania, ed è emersa qui una situazione semplicemente drammatica, cioè so di non dire novità a voi, lo sapete perfettamente. Ma che la settima potenza industriale del mondo abbia una dispersione scolastica superiore alla media dei paesi europei, di non poco superiore, e che questa sia una dispersione scolastica che non faccio fatica a definire classista, e che ha anche, diciamo, un'origine, diciamo, cause molto diverse, perché la dispersione scolastica di Catania, di Napoli, o degli immigrati o delle periferie delle grandi città non è uguale alla dispersione scolastica del Veneto e della Lombardia, dove lì assistiamo ad una vera caduta di stima nei confronti della scuola, dell'insegnamento, della cultura, di quella che Don Milani aveva scelto come la prima leva per il riscatto dei poveri, no? Per poi offrire la parola, no? Famosa, non ci si distingue tra ricchi e poveri, ma tra chi possiede 500 parole e chi ne possiede 10.000. E anche questo sappiamo perfettamente, tema ripreso da De Mauro nella sua attività universitaria e anche nella sua esperienza di ministro, e poi tema assolutamente dimenticato, ma oggi appunto i giovani di oggi, da tutte le ricerche che si fanno, posseggono meno parole di prima in un mondo in cui i linguaggi sono peraltro profondamente cambiati, chiaramente dai tempi di Don Lorenzo. Cioè, la sua preoccupazione nasce dalla consapevolezza che, da come evangelizzatore e come prete, sa di non capirsi, insomma, con i suoi interlocutori. Ed è drammatica questa situazione nel nostro paese, anche perché, come sapete, e anche questo però è un dato di cui non si parla quasi mai, noi col numero di universitari competiamo con la Romania, con l'Ungheria, e non con la Francia e con la Germania. Il numero di laureati sta diminuendo progressivamente. Anche questo è un problema di possibilità economiche, sicuramente, non solo, chiaramente, è una disistima nei confronti di questo valore che resta soprattutto in un mondo globalizzato dove l'Occidente e l'Europa stanno diventando marginali, forse il potere più importante, insomma, con il quale stare nel mondo. L'altro grande tema è stato quello della politica e della Costituzione, e non a caso un convegno lo abbiamo fatto a Montesole, e da qui parte naturalmente anche la riflessione sulla Costituzione e i rischi che sta correndo oggi la nostra Carta Costituzionale con il progetto di riforme. L'autonomia differenziata da una parte e il premierato dall'altra. Insomma, abbiamo fatto parlare sia Don Lorenzo, che definì appunto la Costituzione italiana quella che Gesù Cristo aspettava da noi da secoli, quindi per definirne l'importanza e il valore, ma l'attualità l'abbiamo commentata con le parole di Dossetti, che se andiamo a rileggerci quanto ebbe a dire quando ruppe il silenzio da Monaco nei confronti della fase del primo referendum costituzionale, dove ci sono riflessioni sul sovranismo, sull'unità d'Italia, sul il popolo del sovrano anziché il popolo sovrano, insomma, sì, il suo richiamo al patriottismo costituzionale, ci ritroviamo sostanzialmente in un'attualità sconvolgente in questi giorni. E un'altra riflessione abbastanza, diciamo, approfondita è stata quella sul tema dell'obiezione di coscienza, proprio perché lettera ai cappellani e lettera ai giudici, anche di fronte al ritorno della guerra nei nostri confini, è di un'attualità anche quella molto importante. La sua idea di obbedienza è un'idea molto originale, non era un disobbediente Don Lorenzo. Come dice lui, insegnami ai ragazzi a tenere in grande considerazione l'osservanza delle leggi, ma invitandoli a valutare se le leggi sono giuste o non sono giuste. Sono giuste quando stanno dalla parte dei poveri, sono ingiuste quando stanno dalla parte dei ricchi e degli oppressori.
E invito loro, perché questa è la funzione della scuola e della politica, a cambiarle le leggi. Voi giudici le dovete applicare, ma se non ci fosse il lavoro delle politiche che le migliora, sareste ancora costretti ad applicare la pena di morte. E quindi il suo concetto di obbedienza è un concetto molto complesso, anch'esso semplificato naturalmente in questi anni, no? E anche sul piano ecclesiale è diventato scomodo proprio perché ha obbedito, se no sarebbe scappato da Barbiano, ma Barbiano ha creato un'esperienza unica. In questi giorni, proprio domani, si apre il convegno sulla scuola, dove vorremmo fare una riflessione sulla funzione della scuola pubblica oggi in Italia, tema ignorato ormai da anni, perché dobbiamo riconoscere che dopo la riforma Berlinguer, incompiuta anche quella, nessuno si è mai posto questo problema in Italia da anni. In un mondo profondamente cambiato, e anche qui la risposta la dovremmo darla noi, chiaramente, però la scuola di Don Milani sappiamo a quali principi si ispirava, e solo l'intitolazione del Ministero della Pubblica Istruzione al merito è una bestemmia, diciamo, secondo il pensiero milaniano. Se ci fosse la possibilità anche da parte vostra di partecipare a questo convegno, ci farebbe molto piacere. Il 23 c'è una manifestazione alla Camera dei Deputati con il commento delle tre lettere più importanti, lettera a una professoressa, ai giudici e a Pipetta, da parte di Don Ciotti, a Pipetta. Giuliano Amato, lettera a una professoressa, e la Cassano, lettera ai giudici e ai cappellani militari. Chiuderemo quest'anno a Barbiana con i giovani, il 26 di maggio, anticipando di un giorno perché è domenica. Dopodiché il comitato si durerà per l'adempimento degli adempimenti burocratici ed economici che sono sempre delicati. E faremo gli atti. Dobbiamo scegliere ancora la forma, ma faremo gli atti. Dato il contesto, insomma, anche le lettere che lui scambia con i direttori dei giornali e con i giornalisti sono lettere molto interessanti. E anzi, sono le lettere nelle quali lui, con molta chiarezza, con il solito suo stile, che lui diceva: io faccio di tutto per rendermi antipatico, insopportabile. Allora dice: io non scrivo nei vostri giornali perché voi siete espressione di una cultura borghese alla quale io ho appartenuto per tanti anni, ma adesso l'ho lasciata perché la cultura che mi interessa è quella dei miei poveri, ai quali ho insegnato qualche parola, ma loro mi hanno insegnato a vivere. E c'è quindi, da questo punto di vista, tutta la sua, diciamo, la sua originalità, secondo me. Ecco. Che dire, io penso che questo lavoro continuerà, e almeno questo è stato un po' l'impegno che ci siamo assunti anche a Montesole, continuerà a difesa della Costituzione, ecco, senza strumentalizzare Don Lorenzo Milani, senza però i tre enti che hanno promosso il Comitato per il Centenario. Mi sembra che abbiano intenzione di tenere molto il punto su questo aspetto. Ecco, quindi, se mai ci fossero, si fosse, laddove ci sono intenzioni per prendersi un serio impegno a rinnovare quello che Dossetti chiamava il patriottismo costituzionale, ecco, questa esperienza ha intenzione in qualche modo di continuare lì. Ecco, questo è. Non aggiungerei altro, preferirei, insomma, se c'è la possibilità di scambiare, tanto che non, al di là qualche incontro di tanto in tanto con Giulietti, tanto che con molti di voi non ci sentiamo, quindi forse io stessa preferirei fare un po' di interlocuzione con voi. Certo, grazie, grazie Luigi. Noi recepiamo naturalmente, sono poi messaggi sui quali l'associazione lavora un po' da sempre. Forse dobbiamo aumentare la nostra attenzione proprio sul versante della scolarità e della formazione. Credo che in qualche modo riusciremo qualcuno ad esserci al convegno del 23 e
Però naturalmente il punto che individuiamo con maggiore interesse è tutto ciò che ruota intorno alla Costituzione, che anche se Don Milani riteneva quella migliore che avrebbe scelto Gesù, che per noi credenti è una cosa di una certa rilevanza, ma anche per i non credenti naturalmente. Avvertiamo profondamente, sempre più da mesi, direi da anni, il rischio fortissimo che questo pilastro che alla fine ci ha permessi in qualche modo, fra mille difficoltà, di arrivare ancora ad un paese sostanzialmente basato su questa Costituzione, sia oggi fortemente messo in discussione e rischi, come tu hai indicato, come più volte in riunione abbiamo affermato, di essere espugnato. E certamente i Grimaldelli sono autonomie differenziate, soprattutto il premierato. È anche evidente che l'autonomia differenziata viene un po' silenziata in una fase preelettorale perché, insomma, il Sud certamente di questo progetto non è entusiasta. E sulla Costituzione io personalmente appartengo ai pessimisti che pensano che il premierato sarà approvato e che quindi avremo la necessità di farci trovare pronti, prontissimi. Ce lo siamo detto tante volte con Vincenzo, con Walter Verini, già pronti per affrontare la consultazione referendaria. Ed è su questo che, se anche tu hai qualche indicazione in più da darci, e poi vorrei sentire Vincenzo, vorrei sentire Walter, come davvero cominciare a muoversi, perché io non credo affatto che sia tardi. Credo che queste cose siano messe un po' in silenzio sotto il tappeto fino al 9 di giugno, ma poi immediatamente dopo ci sarà l'attacco frontale su tutta la linea. Questa è la mia impressione. Rosi. Devo riprendere la parola io. Ma allora, io parto parto con un dato, diciamo, di realtà. Anch'io credo che loro andranno avanti, a meno che non accada, ma non è all'orizzonte, non ho dati, io non, voi siete molto più informati di me. Naturalmente, a meno che non implodano, ma non, per adesso, al di là, diciamo, dei comportamenti sgangherati di Salvini, mi pare che le cose procedano in una certa direzione, come ben vediamo. Io credo che non si fermeranno. Questa pausa prima delle europee, secondo me, era assolutamente prevedibile, sia sull'autonomia differenziata e di conseguenza anche sul premierato, perché mi pare evidente che di scambio si tratti. Però io penso che, insomma, la Meloni non possa, da una parte la Lega, nonostante la sua debolezza, ma Meloni sicuramente non possa permettersi di tornare indietro su quella che ha chiamato la madre di tutte le riforme. Quindi io credo che andranno avanti. Io mi muovo da questo dato di realtà, guardo il passato e penso al presente. Al passato si dice che quando si fanno le riforme in sistemi maggioritari, le riforme della Costituzione, poi ci si accorge che appunto la maggioranza nel popolo italiano sta da un'altra parte rispetto alle maggioranze governative. È andata bene per 2 volte, qualcuno dice andrà bene la terza volta. Io non do così per scontato questo risultato, chiaramente non lo do per scontato per molti motivi. Primo, perché ogni decennio che passa, ogni quinquennio, diciamo, questo paese è sempre più distratto da quelle che sono le
le fondamenta della vita della nostra Repubblica e dall'altro perché invece è molto impegnato in questioni molto più concrete, che sono il lavoro, che sono, che è una scuola che non funziona, che è una sanità che non funziona, che è un sistema paese che continua a creare disuguaglianze, come ben sappiamo. Cioè, in Italia si è rotto quello scambio tra democrazia e benessere, sostanzialmente, che si è rotto in tutta Europa. In Italia si è rotto, secondo me, in maniera particolare in questi ultimi anni, e chiaramente questo porta a una disaffezione nei confronti della democrazia, cioè che è un lusso quasi per chi fa i conti quotidiani con una vita difficile, no? È un lusso. E poi c'è se qualunque sia stata la nostra illusione durante il Covid, io vedo una spinta individualistica sempre più forte, paradossalmente non dettata tanto dalla ricchezza, ma dettata proprio dalla povertà, cioè di fronte al crescere dei problemi, ciascuno per anagrammare all'incontrario Don Milani, il mio problema è uguale al tuo. Uscirne insieme a politica, uscirne da sole è avarizia. Ecco, io vedo un paese sempre più avaro. Non ne do un giudizio morale, evidentemente, ma osservo la realtà. Quindi è una battaglia tutt'altro che semplice. Tuttavia, che altre alternative abbiamo? Allora, in questi giorni qualcuno è uscito fuori con questa bizzarria dell'Assemblea Costituente. Io con Monaco abbiamo scritto una cosa su Repubblica, non so se l'avete vista, nella quale abbiamo respinto al mittente questa proposta per due motivi fondamentalmente. Ma uno, anzi, ne dico solo uno: è chiaro che la riforma della Meloni è una riforma che archivia la Repubblica della Costituzione. Con due articoli si archivia la democrazia, il modello di democrazia contenuto nella Carta Costituzionale. E non solo perché c'è una trasformazione profonda dalla democrazia parlamentare a democrazia plebiscitaria, contorsione autoritaria o quant'altro, non solo perché si rompe l'unità del paese con l'autonomia differenziata, ma perché si toglie il fondamento alla democrazia pluralista, partecipata, e, insomma, nella quale il popolo è sovrano nella misura in cui la esercita questa sovranità, non attraverso la delega al sovrano, appunto. Allora, fare un'assemblea costituente significa in qualche modo avallare questa idea, che è la più pericolosa. Questa Repubblica non è finita. La nostra Costituzione è di un'attualità ancora sconvolgente. Va applicata e magari ha bisogno di piccole correzioni. Allora, io qui vedo Walter, che mi sembra l'unico ancora in Parlamento tra tutti Pronto. noi. Rosi, senti, guarda, solo per farti salutare da Paola, guarda qua, da Geni, Buongiorno. da Claudio, Sì, da Susanna. buongiorno, Ti buongiorno, volevano solo buongiorno a salutare tutti. tutti, Rosi. Adesso vi restituisco alla Ciao, lezione. ciao. Sono collegati tutti i presidi di articolo 21. Volevano solo essere presenti anche Grazie, loro. Grazie, Rosi, scusa. Ti manda i saluti. Bene. mi è sembrato sensato, e mi domando se c'è ancora tempo, che le opposizioni o almeno un partito di opposizione avesse presentato una riforma alternativa, perché noi non siamo dei conservatori, non abbiamo mai detto che questa Costituzione non avesse bisogno di qualche ritocco, no? Ma ritocchi. E quindi è inutile che ritorni al cancellierato, alla sfiducia costruttiva, al superamento del bipolarismo, del bicameralismo. Queste cose sono depositate in Parlamento da anni. Ma l'altra alternativa che qualcuno prefigura significa andare a cercare la mediazione sul loro terreno, cioè il nostro premier è più forte del vostro. Il problema non è quanto è forte il premier, il problema è quanto è forte la democrazia parlamentare. Quanto sono forti gli equilibri tra i poteri. Quanto, perché è chiaro, sì, in questi giorni noi abbiamo molto insistito sul fatto che il Presidente della Repubblica non sarà più il garante, che non avrà più poteri. È il Parlamento che viene annullato.
insieme al Presidente della Repubblica. Perché quando soprattutto si introduce la legge maggioritaria in Parlamento, peraltro senza dare i pesi e contrappesi che adesso mancano, cosa che invece farebbe piacere vedere in un progetto di riforma alternativa. Cioè, tanto per essere chiari, tra un po' anche la Corte Costituzionale, con quel sistema di elezione dei giudici e con un sistema maggioritario, non è più garante fino in fondo. Il CSM, lo abbiamo visto, che cosa è stato prodotto. La RAI, tutti gli altri organismi di garanzia, tutte le autority. Cioè, una modifica che c'era da apportare alla nostra Costituzione era introdurre una norma molto semplice. Quando c'è, primo, le leggi elettorali non andrebbero messe in Costituzione perché non esiste una legge perfetta per nessun tempo storico. Io sono una maggioritaria convinta di questi tempi, un passaggio improporzionale, secondo me, farebbe bene all'Italia, ma chiudo qua, questo è un mio parere personale. Ma saggiamente i nostri costituenti non avevano introdotto la legge elettorale dentro la Costituzione. Ma nel momento in cui c'è una legge maggioritaria, tu devi rafforzare i pesi e i contrappesi e le maggioranze con la quale eleggi le autorità di garanzia. Noi questo non l'abbiamo fatto e sappiamo che adesso tutto è alla mercé di chi vince le elezioni. Questa non è democrazia liberale. Non è democrazia liberale. Questi mi introducono, addirittura non avevano messo manco la soglia della legge elettorale, quindi una legge elettorale incostituzionale, perché c'è già la sentenza della Corte che ha bocciato legge elettorale nella quale non c'è il quorum da raggiungere per avere la maggioranza in Parlamento. La cambieranno, come hanno cambiato la norma, quella che io chiamavo del cognato, cioè va in crisi il governo, anziché chiamare Monti si chiama Fazzolari. O Lollobrigida, no? Perché il Presidente della Repubblica è costretto ad indicare colui che sarà tutto un tanto interessato a far cadere il governo. Quella l'hanno tolta, ma se si va sul loro terreno, si corregge il premierato e basta. Bisogna contrapporre un disegno di legge diverso. Se non si fa questo, che se lo votino e si fa il referendum. Ci sono 2 anni. Si costituiscono i comitati per la Costituzione, non referendari, ma da adesso, e si rifaccia nel paese in maniera capillare, perché ancora le forze ci sono per farlo, in maniera capillare, una rieducazione ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e al loro valore e all'intreccio profondo che c'è tra la sacrosanta prima parte che tutti dicono che non vogliono toccare. Che toccando la seconda di fatto si mette a rischio, perché insomma di atteggiamenti incostituzionali se ne stanno già tenendo molti, nel frattempo se ne sono già fatte molte. Io sicuramente la pensiamo diversamente con alcuni di voi che sono là, ma io lo dico con molta chiarezza, per me le ultime leggi sul lavoro sono incostituzionali, dico con molta, è un mio parere, per carità, ma secondo me lo sono. Noi abbiamo tradito la Costituzione da molti anni, anche da governi di centro-sinistra è stato fatto questo. Su alcune questioni che riguardano i nostri costituenti non si sono attardati a caso nel descrivere alcune grandi questioni. Se noi mettiamo a rischio il modello di democrazia, automaticamente mettiamo a rischio anche il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto all'ambiente, la pace. La pace. L'articolo 11 è già in parte compromesso. Quindi questo è il punto. Io credo che non si debba collaborare in Parlamento andando sul loro terreno. Non a caso in nessuna parte del mondo c'è il Premier eletto direttamente dal popolo. In nessuna parte del mondo. E già negli anni del primo cambiamento della Costituzione si parlava come del modello più bizzarro che potrebbe esistere, perché il governo è potere in sé, la democrazia si basa esattamente sui pesi e contrappesi di chi è chiamato ad esercitare direttamente il potere, che sono appunto i governi. Noi abbiamo una torsione autoritaria, plebiscitaria enorme, quindi su quel terreno io credo che non si debba collaborare. Se la votino, se sono capaci, e si prepari il paese al referendum.
Lo si prepari non con i comitati per il no da adesso, ma i comitati per la Costituzione che riprendono una pedagogia per il patriottismo costituzionale. Questo è il mio modestissimo punto di vista, non è la prima volta che lo dico. Sono molto più dubbiosa su altri referendum. Voi sapete che anch'io faccio parte nel mio piccolo della Via Maestra della CGIL. Il referendum sull'autonomia differenziata, sul Jobat e su altri sono altri referendum, esistono, vogliono le firme, richiedono il quorum, rischiare sconfitte nei 2 anni nei quali ci si deve preparare per la grande battaglia, non so quanto sia politicamente avveduto, però anche questo naturalmente è oggetto di discussione, ma sul referendum della Costituzione io personalmente non ho dubbi che, io non vedo altre strade se non quello di provare a vincere. Ringrazio Rosi, personalmente condivido, ma questo conta poco. Mi sembra importante, prima di chiudere, sentire Walter Verini e Vincenzo Vita, con i quali appunto il tema già lo abbiamo cominciato ad Scusa Barbara, affrontare. però ci sono due mani alzate, Davide Mattiello e Roberto Natale. Sono io distratta. No, Davide, tra l'altro, da un po' anche Roberto si è aggiunto, quindi Allora, darei la fai grande prevalenza a poi loro. di tutto. Allora, Mattiello, Natale, Verini Vita. Buongiorno. Buonasera, questo. Buongiorno, molto rapidamente, prima di tutto per salutare con affetto la mia presidente dell'indimenticata stagione Commissione parlamentare antimafia della 17ª legislatura, e mi fa molto piacere ritrovarti. Quindi non rubo tempo riprendendo passaggi preziosi che hai fatto. Se ci fosse tempo, una riflessione tua sull'obiezione di coscienza. Hai evocato questa categoria politica parlando di Don Milani, e poi hai fatto un passaggio mentre ragionavi sul premierato, un passaggio legato alla distrazione, nei confronti della democrazia e della Repubblica. E poi hai chiuso parlando di pedagogia repubblicana, di pedagogia costituzionale. E allora, tra questi paletti, a me torna in mente il valore dell'obiezione di coscienza come capacità di realizzare condotte di rottura, con certe caratteristiche però, Parmigiani che dal siano saluto, buongiorno significative Presidente, e significanti. buongiorno Meloni. Ecco, cosa pensi Scusatemi di dire, anche il questo? parmigiani naturale. Oggi, obiezione di Chiudete coscienza. Importanti il oggi. microfono di Giulietti. Qualcuno ha un Pronto? microfono aperto. È Giulietti, ma non ho capito la domanda di Walter, di Davide, scusatemi. No, no, il mio ha Perché detto. c'era. Ah, e allora non lo sapevo. Quali pensi che potrebbero essere dei gesti di obiezione di coscienza oggi significativi sul piano della pedagogia repubblicana per, diciamo, ridurre quella distrazione? L'obiezione di coscienza ha a che fare con la credibilità, l'autorevolezza del mettersi in gioco. Don Milani era un obiettore di coscienza, Danilo Dolci quando si sdraia su quel pagliericcio a Trappeto per denunciare l'assenza dello Stato e i bambini che morivano di fame in quella Sicilia è obiettore di coscienza. Quali gesti di obiezione di coscienza oggi? Grazie, buona giornata. Un bacio. Rosi. Andiamo avanti, non mi ridate la parola subito, No, però. allora Roberto Natale, Ma... poi rispondete voi. Allora, ringraziando anch'io Rosi per la sua straordinaria tenacia di questi decenni, io torno un attimo sul tema della dispersione scolastica e dell'istruzione. Ho postato il programma del convegno di domani e dopodomani a Roma 3. Ho scoperto da cittadino RAI con qualche piacere che c'è il patrocinio del servizio pubblico. Torno su questo tema perché credo che sia davvero il tema della società italiana di questi anni. I livelli di istruzione sono quelli che Rosi ha ricordato, la dispersione scolastica è il disastro che lei ha ricordato. Lo dico anche pensando che questo debba essere uno dei fili da tirare nell'analisi dell'attuale assetto del sistema della comunicazione, che anche di questo deve essere chiamato a rispondere. A chi dice oggi che i giovani guardano altre cose, suggerisco di trovare i dati sui consumi televisivi delle fasce giovanili. Sono dati di classe, nel senso che i NEET
e chi non ha studiato guardano uomini e donne e dintorni. Cioè c'è un intreccio strettissimo tra i livelli di istruzione, i consumi televisivi e tutto il resto. Quindi credo che stiamo parlando del momento in cui sta per entrare in vigore il nuovo contratto di servizio quinquennale Stato Rai. Credo che questo debba essere da parte di donne e uomini di buona volontà uno dei temi sui quali richiamare l'attenzione, concentrare l'attenzione, ritenendolo importante non meno del pur fondamentale pluralismo politico. Dobbiamo saper guardare e chiedere attenzione anche a questo tema che, ripeto, decisivo nella società italiana di oggi. Rosy? Sì, ma allora d'accordissimo su quanto ha detto adesso Natale. Sì, sono molto interessanti i dati sull'istruzione, il livello di istruzione e i consumi televisivi, i consumi dell'informazione, della comunicazione, degli spettacoli, dei social. È uno dei dati più che appunto, come dire. La cultura, i livelli culturali si tengono sempre in qualche modo e quindi cioè, incidere su quelli che credo che sia l'aspetto, si conferma l'attualità di Don Milani, insomma, no? L'istruzione è la prima leva di riscatto sociale. Se non ce l'hai, entri in un vortice nel quale non recuperi più, no? Ecco. Infatti lui insegnava la parola per leggere il Vangelo, ma anche per leggere i contratti, non a caso. Ed era impietoso nei confronti di alcuni consumi di certi tipi di giornali e di informazioni, per esempio. Quando se la riprende con i cappellani militari, dice: Ma come? Voi accusate gli obiettori di coscienza che fanno una scelta che pagano di persona e che la fanno perché hanno studiato, hanno capito, hanno esercitato un senso critico e non dite niente con quei ragazzi che passano la giornata a giocare a biliardino o vanno in giro solo con i giornali sportivi. E quindi chiaramente la riflessione di Natale è diciamo, assolutamente attuale. Davide, dovremmo fare un lunghissimo elenco delle cose per le quali esercitare l'obiezione di coscienza. Io dico sempre che dovremmo esercitarla al sistema e alle conseguenze che sta producendo, chiaramente, al modello di sviluppo che ci ha portato fin qua. E io sono veramente convinta che ci siano delle grosse responsabilità nell'aver creduto appunto che col crollo del muro di Berlino avesse vinto la democrazia, in realtà aveva vinto un capitalismo al quale noi ci siamo legati e non siamo più stati capaci di dare delle regole che lo orientassero verso quella che la nostra Costituzione definisce appunto l'utilità sociale della proprietà e della ricchezza, no? Ecco, questo è a livello globale, evidentemente. Ma ci sono delle responsabilità enormi su questo punto. Ma sa, oggi sono molte, cioè, innanzitutto la guerra. Ecco, non, l'ho detto più volte, io il primo invio di armi in Ucraina l'avrei votato con convinzione, fossi stato in Parlamento, dopo avrei condizionato l'invio delle altre armi all'inizio di percorsi diplomatici. Insomma, ecco qui adesso. Insomma, noi siamo arrivati a un punto nel quale si stanno prefigurando oggi delle soluzioni che sarebbero state possibili 2 anni fa, che oggi non si sa più se fosse, sarebbero possibili. Quindi esiste ancora il tema dell'obiezione di coscienza nei confronti della guerra, eh? È ancora un tema molto forte, chiaramente. E l'altro è il modo con il quale si sta gestendo l'immigrazione. Cioè, io penso che questo sia un altro. Naturalmente l'ambiente, cioè le grandi tematiche di oggi e poi questo smarrimento dell'importanza dei beni comuni. Insomma, noi ci rendiamo conto che in nome delle risorse, che è un dato reale, nessuno lo nega, ma noi stiamo sacrificando i beni comuni più importanti. Il sistema sanitario italiano sta saltando, lo dico con quel minimo di competenza che mi sono fatta nei miei anni ministeriali e poi avendo sempre continuato a seguire questo argomento, sta saltando, chiaramente. Quindi i temi sono lunghi, perché parlare della corruzione, cioè, la reazione dei ragazzi sul Peppino impastato
È uno di quei segnali nei quali, quando dice Don Ciotti, la mafiosità è peggio della mafia. Cioè, Peppino Impastato, essere considerato divisivo perché era di Democrazia Proletaria, non avere il coraggio di dire che lo era perché combatteva la mafia, la dice lunga. Cioè, quella stessa mafia che ha depistato le indagini facendo credere che si fosse ammazzato mettendo una bomba. Cioè, siamo lì, no? Cioè, la cosa grave è questa. Dopo il 92, dopo le marce, dopo le reazioni, dopo tutto quello che c'è stato, una giunta Cuffaro è in grado di orientare il 70% dei giovani di quella scuola a rifiutare Peppino Impastato. Addirittura a contrapporlo ad una figura che non sarebbe divisiva come Livatino, perché santo, Livatino sulla lotta alla mafia è stato non meno divisivo di Peppino Impastato. Però queste categorie sono scomparse. Ecco, e poi c'è un altro dato. Don Lorenzo dice che l'obiezione di coscienza si misura sulla forza di pagare per farla. Cioè, non è un pranzo di gala, no? Tant'è vero che lui dice il pericolo dell'obbedienza è l'assuefazione e la mancanza di senso critico. Ma se tu fai il disobbediente, lo devi fare pagando di persona. Basta. Allora, ora sentirei Walter Verini e poi Vincenzo ti chiederei, io purtroppo ho qualche problema a casa, dovrò scollegarmi fra poco, di concludere e sentire se ci sono ancora altri interventi. Sì, va bene. Io no, dico pochissime cose perché trovo d'accordo con lo spirito, ma anche con la sostanza di tantissime cose che ho ascoltato, innanzitutto da Rosy Bindi. Faccio solo alcune riflessioncine rapide e che sono anche alcuni dei punti interrogativi. Anch'io penso, per quanto riguarda innanzitutto le riforme, che la sinistra, il centro-sinistra, le forze democratiche che si ritrovano nella Costituzione non dovrebbero, diciamo, sottostare a una cultura emendativa della riforma. Io penso che quelle forze devono proprio poter avere la forza, la volontà di presentare un'idea alternativa, propria, coerente, con quanto, prevede la Costituzione anche in queste materie e su questo costruire battaglie. Il Parlamento è fuori. Io faccio una riflessione. Negli anni 70, è vero, c'era stata l'onda lunga del 68, c'era stata l'onda lunga per i cattolici del Concilio Ecumenico Vaticano II, perfino il 20° congresso, con tutti i drammatici limiti di quel regime sovietico, era stata comunque un qualcosa di nuovo. C'era stata la nuova frontiera kennediana. Il mondo era questo. Ma negli anni 70 le sinistre non stavano al governo, erano l'opposizione. E negli anni 70 il nostro paese conobbe un decennio di riforme sensazionali. La riforma sanitaria, il divorzio, lo statuto dei diritti dei lavoratori, la legge contro il lavoro a domicilio e poi sugli asili nido e poi andando ancora oltre la legge sul diritto di famiglia e poi quella per l'abolizione, che avvenne nell'81, l'abolizione del delitto d'onore. Insomma, fu un decennio di grandi riforme con la sinistra all'opposizione, non malata di governismo. E allora, naturalmente c'era un movimento, c'erano nel paese delle spinte. Ecco, questa è la chiave, secondo me. Perché se noi pensiamo, lo dico io che svolgo ancora dei ruoli, ma insomma, fino anche un anno poco più fa avevo ruoli apicalissimi, facevo il tesoriere del mio partito, quindi non è che mi chiami fuori da niente, tutt'altro. Però io se posso, se vedo la Basilicata, se vedo altre questioni, lo dico con grande dolore, ma io temo, la dico con questo slogan brutale, che senza i partiti la democrazia muore, ma con certi comportamenti dei partiti la democrazia agonizza.
Perché attenzione, attenzione, mentre noi, nell'idea di riforma alternativa, noi non possiamo eludere un tema, che è quello della riforma dell'articolo 49, dell'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, per dare davvero l'idea di una democrazia aperta, di partiti aperti, di una cultura maggioritaria. Poi si può anche questa cultura maggioritaria tradurre in leggi elettorali che abbiano anche in questa fase un carattere proporzionale, ma io ho un cruccio personalmente, non sono il solo, che cioè il cittadino quando vota un partito in cui si riconosce e quel partito gli indica una strada, beh, quel voto e quella strada devono essere rispettati. Quindi affidare del tutto a questi, virgolette, questi partiti il voto, che poi può essere trasformato in tutto il contrario di tutto, come abbiamo, uso il plurale, fatto nella scorsa legislatura con alleanze sempre per motivi nobili, per carità, è ovvio che le motivazioni non mancano. Quindi penso che noi dovremmo accompagnare questo nostro impegno alternativo, quindi non subalterno all'idea di premierato, all'idea di autonomia differenziata della Meloni, con proposte alternative che però abbiano la forza, se ci riusciamo, non è semplice, però i semi ci sono, il lavoro straordinario che Rosi ha raccontato, ma l'insegnamento di Don Milani è veramente ancora per moltissimi versi di grande attualità. Però dovremmo saperlo accompagnare con un lavoro sociale, un lavoro nella società, perché l'obiezione di coscienza vera, purtroppo, in questo periodo la fanno il 50% dei cittadini che non va a votare consapevolmente, perché ha problemi sociali, ha problemi di sopravvivenza, ha problemi di disaffezione, sente lontana la democrazia. E se la democrazia non dà delle risposte, anche rapide, oltre che socialmente in linea con la Costituzione, e se i partiti sono lontani e sono spesso macchine di potere o sono il Basilicata style come metodo, è evidente che perché dovrebbero votare? Non mi risolvono i problemi, non li riconosco, non li vedo lontani, quindi dobbiamo, secondo me, rimboccarci le maniche anche un po' su questo. L'ultima cosa che voglio dire è questa. Io penso, non da oggi, citavo le riforme, io la mia primissima, ero un pochino già nella scuola, ovviamente ero già impegnato nella mia città, avevo 15-16 anni, come tutti i ragazzetti di allora. Tuttavia, la prima campagna elettorale che io feci fu quella del referendum sul divorzio del 74. Ricordate, era il periodo anche del governo Andreotti Malagodi, avevano vinto le elezioni nel 73. Quindi il clima era quello, eppure una grande alleanza, innanzitutto nel paese, che vinse titubanze, dubbi, ma un'alleanza intelligente dove i cattolici democratici stavano nei comitati del no, cioè non ci fu una, come dire, ridotta minoritaria nell'impostare quella campagna elettorale. Ci fu un grande spinta per cercare di allargare le forze disponibili a compiere battaglie che poi aiutavano le battaglie parlamentari. Quindi io penso che anche su queste cose che sono state dette, e chiudo, la battaglia per la legalità, la battaglia per la scuola pubblica, per la sanità pubblica, contro le diseguaglianze, la battaglia per le riforme costituzionali nel senso della Costituzione, non contro il Parlamento, la battaglia per le cose che quotidianamente tutti voi fate, a partire da Rosi, a partire da Davide Mattiello, che pur non essendo in Parlamento tutti i giorni mi dà spunti, consigli e critiche per me preziosissimi sul tema della legalità e dell'antimafia. Ecco, su queste cose cerchiamo di allargare il fronte, cerchiamo di essere CGL, ma se ci riusciamo anche CISL e UIL, so bene le difficoltà nel rapporto con la CISL, ma più siamo, più avremo possibilità di incidere. Grazie. Grazie Walter. E insomma, articolo 21 nel suo piccolo, senza mezzi e solo con la volontà, cerca proprio di dare una mano in questo senso, perché l'epoca di cui parli tu, in cui votava
quasi l'80% di noi. E il decennio delle riforme, che bisognerebbe piantarla, di chiamare solo il decennio degli anni di piombo, insomma, i partiti al governo e all'opposizione erano partiti veri, fortissimi, radicati nella popolazione. Oggi è tutto talmente, si cominciò a dire 20 anni fa, liquido, ma io oggi direi liquefatto, e quindi veramente diventa molto difficile. Non a caso siamo nella situazione in cui siamo. Io ringrazio Rosi e tutti. Purtroppo devo staccarmi. Prego Vincenzo di intervenire e concludere lui con tutti gli altri amici di questa giornata. Grazie. No, grazie Barbara, ma io Prego. non devo concludere nulla, nel senso che quello che è stato detto si chiarisce da solo con un filo molto evidente. Mi pare, infatti io non, purtroppo sono influenzato, sono neanche lucidissimo, ma mi pare che Rosy Bindi ci abbia dato un'indicazione che io condivido molto e credo anche sia emersa, se non ho capito male, Rosy. Da un incontro del coordinamento per la democrazia costituzionale in cui tu hai partecipato, e poi dalla Via Maestra con le sue varie riunioni. Cioè, è evidente che il punto chiave su cui orientare tutto il nostro impegno è quel passaggio che vi sarà del referendum sul premierato, annessi e connessi. Questo non significa sottovalutare le altre cose, però bisogna avere il senso della contraddizione principale, come esclamava tanti anni fa, in quegli anni evocati da Verini, un signore che non cito per non essere scomunicato da te, Rosi, insomma, perché era un signore rivoluzionario, che però diceva una cosa molto sapiente, e cioè bisogna sempre avere attenzione al punto chiave di ogni situazione generale. Poi, naturalmente, questo non vuol dire che noi facciamo venire meno il nostro impegno. E con l'articolo 21, per quel poco che possiamo, l'ha detto Barbara, lo facciamo sull'autonomia differenziata, per esempio, che si connette strettamente all'argomento del premierato, anzi, in un certo senso, sono le due facce di un'intesa di potere molto maleodorante, diciamo così, tra Fratelli d'Italia e Lega. Vediamo con le europee se per caso una augurabile scossa tellurica sulla Lega non porti poi magari a qualche ripensamento, perché io non so quanto questa autonomia differenziata, che non ha senso logico, se vogliamo essere seri, possa tenere nel tempo. Cioè è una trovata molto da marketing di questo Calderoli, insomma, che ha queste, sono anni che scende, che ha ogni tanto queste sue trovate. In realtà poi alla prova dei fatti, tu l'hai detto, per esempio sulla sanità, voi avete visto certamente una delle poche trasmissioni con report che ancora resiste nel servizio pubblico, linea diretta, dedicata alla sanità settimana scorsa, Molto bene. molto bella, molto chiara, e l'effetto è quello. L'autonomia differenziata porta quella roba lì. Quindi io credo che sia stato detto bene e l'articolo 21 partecipa ai vari comitati, a quelli del coordinamento per la democrazia costituzionale, alla Via Maestra, di cui fa parte come una delle associazioni promotrici, fin dalle origini. Quindi credo che dovremo andare avanti esattamente secondo le indicazioni che sono emerse qui. Mi fa molto piacere che sia stata ripresa con il vigore che tu hai dato, Rosi, la scuola di Barbiana, Don Milani, perché Don Milani, mi taccio, va tolto da quella sorta di nicchia in cui è stato messo, anche da chi l'ha amato, magari l'ha anche sostenuto, come se fosse uno stravagante signore dentro un contesto più generale che guardava ad alcuni argomenti. Credo che sulle spalle, sulla coscienza di Lorenzo Milani stia la conversione al cattolicesimo democratico e in qualche modo, penso a tanti e tanti di noi all'epoca, alla sinistra, a una certa idea di sinistra, sia
stia sulle sue spalle quella conversione, perché quella sua produzione così bella letterariamente, così netta, così controcorrente, fu uno schiaffo importante che ci diede e diede a tanti un valore anche alla nostra vita, mettiamola così, ma non voglio fare adesso il sentimentale, ma lo penso sul serio. E la sua qualità 68 che scrive lui. è lui, nasce lì e nasce lì. E quindi sì, poi nasce anche su qualche testo sacro che io ho letto là, in così non sto scherzando, naturalmente io mi autosfotto, ma credo che sia importante oggi ricollocare Don Lorenzo Milani nel Pantheon che merita, come uno dei grandi riferimenti morali, certamente, ma anche culturali, politici, di un tempo che oggi sembra così lontano, quello che lui diceva e predicava. Questo mi sembra importante. Io ringrazio molto Rosi, poi abbiamo registrato, vedremo che utilizzo fare di questa nostra registrazione, perché insomma, tra il dire e il fare, noi di Articolo 21 abbiamo sempre di mezzo poi appunto il fare medesimo. Ma detto questo, cercheremo di andare avanti. Oh, sarebbe molto bello, Rosi, che esprimo una mia così, privatissima, una mia appassionata domanda. Se tu avessi voglia di partecipare con una certa frequenza a questi incontri, perché la tua presenza dentro questi incontri è del tutto naturale, perché fai parte esattamente come chi ha fondato Articolo 21, dello spirito di Articolo 21, anzi sei stata una delle promotrici, come dire, involontarie, insomma, di Articolo 21, quando nacque nel 2002 con Beppe, c'era l'editto bulgaro, eravamo reduci da una sconfitta elettorale, facemmo tante lotte purtroppo perdute, però perdendole con qualche dignità che rimane ancora nelle sue tracce oggi. Bene, speriamo di farcela e siamo quindi d'accordissimo con te. Io non ho altro da dire, le conclusioni sono state fatte dagli interventi, quindi non so se ci sono altre considerazioni, sono ulteriori argomenti da affrontare. Mi era stato assegnato dal nostro, diciamo, assolutamente, come dire, poliedrico Beppe Giulietti, che è il caso proprio del proverbio, una ne fa 100, ne pensa, poi ne fa 101. Dunque, l'idea di fare un mio speech, diciamo così, a seguire, sul regolamento European Media Freedom Act. Ora non so se ritenete che non si debba rinviare, se volete che io dica qualche parola adesso. Ne dico solo una, anche approfittando di te, Rosi, disoccupata molto correttamente di questi temi. C'è un punto che io non so se chi si occupa di questi argomenti ha preso in considerazione. Walter Verini, penso di sì, perché è persona assai saggia e attenta. L'articolo 5 dell'European Media Freedom Act è un regolamento, quindi ora che dopo va in gazzetta, dopo 20 giorni è direttamente applicativo, non è come una direttiva che poi va recepita. È un regolamento. L'articolo 5 indica dei criteri sui servizi pubblici che sostanzialmente fanno a pugni con la legge Renzi del 2015. E quindi questo mio parere, mi sono anche fatto delle domande rivolte, diciamo, fatto delle domande rivolte a giuristi che mi hanno confermato in questo senso. Questo articolo 5 mette in mora la legge Renzi. Cioè, la legge Renzi sui criteri di nomina del CDA della RAI è da disapplicare. In un certo senso, l'amico giurista si è spinto a dire che l'articolo 5, essendo di una fonte superiore, è un'abrogazione implicita della stessa legge. Io non mi voglio infilare ora in una diatriba che dovrebbe vedere qui il professor Zaccaria, il professor Roppo, Nicola Danni, cioè Gerarchia delle sono fonti. sì, a cercare di fare. Però rimane il problema che con questa nuova struttura, diciamo così, normativa, quella legge ormai è è a carta straccia. Mi chiedo se ci si sta ragionando,
perché tra un po' comincia l'iter formale per il rinnovo dei vertici RAI. Io non credo che i nuovi vertici RAI si possano nominare con l'attuale legge Renzi, che è una delle peggiori che siano state mai fatte. E questo consegno al nostro dibattito, ma direi di più. Se articolo 21 è d'accordo, noi potremmo fare anche un punto di dibattito pubblico, capire quali sono le opinioni delle varie forze in campo, se ci si sta ragionando, la stessa RAI cosa ne pensa. Ecco, questo è quanto. Il resto del testo dell'European Media Freedom Summit è molto interessante, contiene dei momenti molto utili per tutela dell'indipendenza e l'autonomia dei giornalisti. C'è ancora una qualche confusione nell'articolo 4 sui spyware, c'è qualche eccezione di troppo, diciamo, una regola contraria, però nell'insieme è un buon testo che regola finalmente a livello europeo l'autonomia e l'indipendenza del mondo dell'informazione e apre dei vuoti, soprattutto in Italia, la normativa italiana è molto arretrata. Sia la legge Renzi, poi volendo si potrebbe fare, ma vi annoierei, qualche ragionamento sul TUSMA, il testo unico che volle alla firma di Gasparri, insomma, e quello pure in vari punti ormai vacilla considerando questo testo. E quindi, ecco, vi consegno questo pensiero: noi dovremmo aprire una vertenza, bisogna rifare le norme che riguardano il servizio pubblico. Grazie. Vi posso salutare? Io vi saluto, vi ringrazio. Se mi fate sapere gli argomenti dei vostri incontri, magari qualche volta partecipo volentieri. E quindi grazie di questa giornata e insomma, delle battaglie che fate sicuramente. Personalmente ritengo che la legge Renzi fosse comunque cioè, non è pensabile che il servizio pubblico venga nominato dal governo, perché è una contraddizione in termini questa, proprio una roba. Vabbè, ma questo fa parte di un altro capitolo della nostra vita. Io vi ringrazio e buona Grazie, battaglia. grazie a te Rosi, grazie Grazie per Rosi, questo. arrivederci a Ciao. tutti. Ciao, Grazie Rosi, buon lavoro. ciao, Grazie. ciao, ciao. Buona Grazie. giornata, ciao. Ciao, 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 Grazie. ciao.